Ben ritrovati cari amici, siamo ancora qua per partire in pole position, quest'oggi con una nuova eccellenza che proviene dal Trentino e se siete appassionati o se avete già sentito parlare di arrampicate sulle rocce, questi sport straordinari che mettono a dura prova il corpo umano, allora questa azienda può essere interessante da stare a sentire. Abbiamo la Sintroc con il dottor Angelo Seneci, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere qui con noi, Presidente. Allora, da Arco, la fondazione di questa azienda che risale a tanti anni fa, spieghiamo intanto che cosa sono le pareti da arrampicata. Sì, la nostra azienda produce strutture artificiali per arrampicata. Sono strutture che possono essere quindi inserite in qualsiasi contesto urbano artificiale, simulano le pareti rocciose naturali e quindi permettono anche in città di praticare l'arrampicata, uno sport che fino a qualche decina di anni fa era relegato alle montagne, alle pareti rocciose naturali. Certo, quindi può essere indoor, outdoor questo? Sì, sicuramente, indoor e outdoor, la maggior parte sono indoor, chiaro, perché così ci permettono di utilizzarle durante tutto l'anno, certo. Nella stagione fredda, di notte. Certo, certo, certo. Qual è la differenza tra una parete artificiale e una parete naturale? Allora, di struttura, evidentemente una è di roccia naturale, l'altra è costruita da pannelli sostenuti da una struttura portante in legno e acciaio, su cui poi si avvitano le prese per arrampicata, che sono ovviamente i pezzi resi da poliuretanica. La differenza sostanziale è che la parete naturale è immutabile nel tempo, le pareti artificiali possono essere continuamente modificate e adattate alle esigenze dei diversi livelli di pratica. Voi siete stati i primi, se non i primi, uno dei primi in Italia. Beh, diciamo, noi siamo una delle ditte storiche di questo mercato a livello europeo. Siamo una delle due o tre ditte europee più anziane. Il marchio Sintroc è dell'89 e pensiamo che le prime pareti arrampicate sono nate tra l'85 e l'86 in Francia. Quindi abbiamo contribuito in modo importante a costruire questo mercato e a far avanzare questo prodotto. Ecco, voi siete esportatori in tutta Europa di questo prodotto. Allora, la nostra ditta, io devo dire che mi piace dire che è legata fortemente al nostro territorio, perché è ad Arco che è diventata la capitale dell'arrampicata sportiva mondiale. Si tiene un evento importantissimo, tra l'altro il Rockmaster, quindi noi siamo anche partner da sempre. Però siamo dei player a livello europeo, lavoriamo molto sul mercato tedesco, austriaco e svizzero. Abbiamo deciso di concentrarci sul mercato europeo, di non andare a livello mondiale, perché vogliamo mantenere un rapporto con la clientela, con la qualità molto alto, che sarebbe incompatibile con la standardizzazione. Quindi facciamo sempre degli elementi che sono, oserei dire, artigiani, nel senso che ogni volta vengono adattati all'edificio, alle esigenze del cliente, ma con un livello di qualità alto e anche di tecnologia. Certo, certo, certo. Lei come identifica i punti di forza della Sintroc? Allora, la nostra azienda fondamentalmente ha scelto di non andare alla quella che è poi la logica dei mercati in questo momento, alla guerra dei prezzi, ma di scegliere la battaglia della qualità. E questo è stato veramente riconosciuto ai nostri clienti. In Germania siamo riconosciuti ad esempio come una delle ditte più alte come qualità, con più attenzione. Fondamentalmente su tre piani vogliamo lavorare: la qualità del prodotto, e quindi usiamo materiali veramente di alta qualità, con grande durata nel tempo, ma anche con alcune caratteristiche importanti. Recentemente abbiamo messo sul mercato un pannello che è completamente privo di formaldeide. Poi andiamo a seguire il cliente nel dettaglio, prima e dopo, quindi anche a seguirlo proprio nell'evoluzione del business plan. E poi, quindi, diciamo, non c'è un unico punto di forza, ma sono tanti che concorrono insieme a creare un successo. E la sicurezza. La sicurezza per noi è un elemento fondamentale di questi impianti. Ovviamente sono impianti che richiedono altri. È la cosa più importante negli sport come questo. Allora, ringrazio il dottor Angelo Seneci per essere stato con noi. Grazie. Della Sintroc. E domani mattina, sempre puntuali alle 7, saremo qui su Canale Italia per darvi la sveglia e per partire davvero in pole position.